40 scatti per raccontare uno dei tanti volti dell'Africa è quello che propone la mostra fotografica Al cuore nero del mondo, allestita a Pistoia nel chiostro di San Francesco. Gli scatti sono del fotoreporter milanese Vittore Buzzi, immagini che raccontano di uno dei paesi più poveri del continente, la Repubblica Centrafricana. Foto che sono affiancate da quelle dei missionari del Sacro Cuore di Gesù di Betaram, da alcuni mesi custodi del convento ex francescano di Pistoia, da sempre presenti nel continente con le proprie missioni, e da quelli che raccontano i progetti in Africa della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus. Un'occasione per conoscere la Repubblica Centrafricana, paese lacerato dalla guerra, dove la gente, piegata dalla povertà, cerca comunque di andare avanti con dignità e speranza e persino, come è stato detto in occasione dell'incontro di presentazione della mostra, gioire delle sue ferite. La società civile nella Repubblica Centrafricana è fragilissima e quasi non c'è. Quando tutti se ne vanno e non rimane più nessuno, i betaramiti sono rimasti e hanno cercato di dare una parvenza di normalità e di far crescere una classe intermedia. Questa classe intermedia che ho cercato di fotografare, quindi delle persone che cercano di studiare, degli agricoltori, progetti di istruzione anche per gli adulti, è fragilissima e in ogni momento ci sono il rischio che la guerra civile riprenda e tutto scompaia. Quindi un paese in grande difficoltà che ha bisogno di aiuto dall'esterno, ma da aiutarsi anche dall'interno. Perché questo è il grande problema di gran parte dell'Africa, devastata da noi occidentali e poi si ripiega su se stessa invece di provare a camminare. Una mostra fotografica per parlare di questo paese africano, ma anche un'occasione per rilanciare i progetti che portate avanti. Cosa state facendo per questi paesi? Ma in particolare per la Repubblica Centrafricana, che come sappiamo è uno dei paesi più disastrati del continente africano, che è stato affetto da una guerra civile che è durata diversi anni e che ancora non è del tutto finita. In questo momento noi stiamo sostenendo innanzitutto l'ONG Chisito, che è stata creata da una suora italiana, da suora Elvira Tutolo, che molti pistoiesi conoscono perché è stata qui a Pistoia varie volte, abbiamo fatto raccolta fondi per lei in alcune occasioni. Questa ONG rieduca i bambini di strada, i bambini ex soldato che vengono presi e dati in adozione a delle famiglie adottive centrafricane, quindi non vengono chiusi in una struttura ma vengono affidati a delle famiglie. Inoltre al centro di Wotoro gli vengono insegnati dei mestieri, quindi imparano a fare il falegname piuttosto che il meccanico, il riparatore di biciclette, tutti i piccoli mestieri che gli possono dare un futuro. In più abbiamo fatto alcuni progetti riguardanti il microcredito nella regione della Lobaye, Ambatà e Pissà, con anche il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e della Cassa di Risparmio. Abbiamo creato due casse di risparmio e credito che in questi anni hanno raccolto circa 15.000 euro di risparmi del posto e che funzionano e quindi stanno dando un contributo all'economia locale.